Molti di voi ci scrivono chiedendoci dove sia meglio acquistare un cane, se nei negozi piuttosto che negli allevamenti. E, naturalmente, il mio consiglio personale è quello di recarsi più, in un allevamento quando si è veramente decisi di far entrare nella nostra famiglia un cane, perché nei negozi li si vede così cuccioli, carini, graziosi e si è più portati a un acquisto di impulso, mentre invece è sempre meglio ponderare bene e ricordare che una volta acquistato un cane piuttosto che un gatto, lo si avrà con noi per 15 anni, speriamo, e quindi è così importante pensare che dovremo dargli delle cure, spendere del denaro, essere presenti per lui in ogni circostanza. Qui abbiamo un piccolino di Lagotto, è uno dei cani molto richiesti, delle razze di cane molto richiesti perché, come vediamo, è graziosissimo, è molto vivace ed ha delle dimensioni molto contenute. Come lui, anche i Carlini, i Pinscher, i Maltesini, i West Highland sono cani molto molto richiesti. Però, ahimè, proprio per questa ragione se ne fa un gran traffico, soprattutto dai popoli dell'est. Lì si fanno accoppiare tenendoli in maniera veramente indecorosa, indegna e che sfiora, se non talvolta supera, il maltrattamento, i cani, e gli si fanno fare dei cuccioli che poi vengono importati in Italia in condizioni veramente indecorose, molti muoiono durante il viaggio. E poi vengono appunto portati nei negozi per la vendita. Per evitare questo tipo di problema, io consiglio appunto di andare negli allevamenti e di chiedere sempre di vedere i genitori del cane che intendiamo acquistare. Quindi gli allevamenti devono avere la fattrice, si dice, cioè la mamma dei cuccioli e il papà presenti proprio sul posto. Ci renderemo anche maggiormente conto di come sarà il nostro cucciolo da adulto e potremo verificare se magari ha dei problemi di tipo fisico, magari per cani più grandi come i pastori tedeschi, come i dalmata, come i labrador, se hanno problemi alle zampe posteriori, la famosissima displasia. E proprio per questo, ripeto, secondo me è assolutamente consigliabile recarsi negli allevamenti e considerare sempre che comunque un animale così grazioso, così carino che entra nella nostra famiglia diventa a tutti gli effetti un membro della famiglia.